Bella raga, bentornati sul canale. Oggi siamo qua su 7 Days to Die, che è un nuovo gioco che voglio portare sul canale. Una bella serie, voglio fare proprio le stagioni e gli episodi come se fosse una specie di telefilm. Ma bando alle ciance, andiamo direttamente in partita. Facciamo un nuovo gioco, prendiamo Clint. Io a questo gioco già ho giocato altre volte, quindi Clint è meglio, perché il poro Clint è sempre più bello dell'altro. Giocheremo in privata, che equivale a una survival. Solo che poi entra solo la gente che invito. Ok, Navez Gain va benissimo. Però voglio modificare un attimo le impostazioni. Ovvero, sì, va bene, già sta su Neverrun. Praticamente con Neverrun gli zombie non corrono mai. Di default corrono solo la notte. Neverrun non corrono mai. E Wasterrun corrono sempre. Però ammetto che non corrono mai per il semplice fatto che voglio fare una specie di gioco reale, insomma. E come aggressività degli zombie mettiamo Feral, che dovrebbe essere difficile, penso. Mentre come la durata del giorno mettiamo 16, che dovrebbero essere, boh, non mi ricordo quanti minuti, però va bene così. Quindi partiamo. Te pare. Ok, raga, siamo spawnati in un punto che non mi ricordo quale cazzo dove sto. Però che palle, ma ti pare che devo spawnare qua? Ok, non mi ricordo nemmeno come funziona. Come funziona il menu. Ok, sono spawnato proprio nella parte sbagliata. Vediamo subito. Oh, perfetto, questo già è una cosa molto utile. Ok, la maglietta. C'è sempre da sbrigarsi. Ok, niente di che. Allora, raga, io questa serie la voglio fare che sia una specie di serie, ma anche mezzo tutorial, insomma. Spero che qualcuno la guardi, perché sennò davvero ci metterò un sacco a registrarla, perché magari può sembrare facile, ma per far accadere due cose divertenti in un gioco di questo genere, magari devono passare pure più di 40 minuti, quindi. Ok, cerchiamo qua. Va bene, devo fare il cazzo di tutorial, quindi finiamo il tutorial, sbrighiamoci. Però per prima cosa voglio un attimo sbrigarmi e guardare cosa c'è qua. Ok, buono, 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 c'è la cosa vuota. L'acqua, che bello, abbiamo trovato l'acqua. Buono, buono, sto trovando tutta roba che mi serve. Sì, spero di sentire. Ok, la candela. E nient'altro? Non c'è nulla, c'è nulla, c'è qualcosa qua dentro. Non vedo nulla. Ok, dobbiamo prendere le fibre. Vabbè. Ok, ragazzi, vediamo quando il tutorial è finito, perché è palloso. Ok, raga, ho finito il tutorial. Quindi adesso possiamo dedicarci alle cose serie, perché questo qua, come primo video, voglio che sia un video anche dove finisce bene, insomma, sai che cazzo sto a dire. Allora, questo come primo video deve essere l'inizio della serie, però anche qualche trucchetto, perché ci ho pensato un po' a fondo, e iniziare a fare la casa qua mi sembra molto sbagliato, perché un sacco di persone ho visto che fanno subito il rifugio su una casa, ma alla fine la casa durerà pochissimo, perché se tu pensi a una certa, dopo i 7 giorni, ma anche dopo i 10 giorni, i zombie arriveranno sempre di più. Quindi a meno che non ti metti a fare le mura di cemento armato, te la buttano giù. Quindi io cercherò di fare per adesso una base senza materiali avanzati. Abbiamo preso già un po' di legna. Abbiamo preso un po' di sassi e un po' di legna, perché i sassi ci serviranno per fare le pale. Perché qua ci serviranno molte pale, che le pale si rompono. È un giramento di pale. Facciamo anche qualche ascia. Perfetto, allora. Io che conosco la mappa, so che all'incirca qua ci dovrebbe essere una specie di, la fattoria, insomma, dovrebbe esserci la fattoria. Vicino alla fattoria c'è una specie di supermercato, dove vicino al supermercato c'è il fiume. E vicino al fiume c'è la fattoria col grano,
con le pannocchie, insomma, col mais. Ok, quindi l'idea è andare direttamente là. Oh, ancora piume. Ho preso un sacco di nidi. È pieno di nidi qua. Quindi l'idea principale non è fare la casa subito, ma andare a cercare la fattoria, la famosa fattoria, perché è un buono spot, nel senso c'è l'acqua infinita praticamente, e poi con la fattoria accanto c'è, diciamo, il cibo quasi illimitato, anche se da poco. Poi io non direi di perdere tempo. Comunque, io ci giocavo già tempo fa a sto gioco e devo dire che adesso con gli ultimi aggiornamenti hanno modificato la grafica, perché è davvero bella la grafica. Diciamo che i colori sono più vividi, prima non erano così. Comunque sto di troppe cazzate, devo sbrigarmi. No, comunque il comparto grafico è davvero migliorato, madonna quanto è bello. Ok, già che ci so, direi di buttare giù sto albero. Ok, va bene così la legna. Io spero che sto andando nella direzione giusta, perché è da un bel po' che ci devo giocare. Non vorrei sbagliarmi. Cosa vedo? Una struttura. C'è una struttura là. E c'è uno zombie qua. No, lo zombie panzone no. È lo zombie che mi dà più urto quello. Che è un ubriacone, è un ubriacone. No, è pieno di zombie. E però quanti zombie? Sono due. Vero, sono andato troppo giù, mi sa che. Esatto. Di qua. Devo seguire la stradina. Sì, devo seguire la stradina, perché se non mi sbaglio sta stradina mi dovrebbe portare al paesello. Mi dovrebbe portare al paesello. Ok, quindi avevo ragione. Eh sì, avevo ragione, siamo arrivati al paesello. Paesello, quartiere, io lo chiamo. No, no, i cani no. Maledetto. Eccolo, eccolo che ci muore. Dai cazzo, ho parlato dei cani, sono scappati fuori i cani. Poi porca puttana, camminano così male. Per fortuna che se buggano e rimangono fermi. Ok, l'ho ammazzato, non ci credo. Quindi ne approfitto pure per prendere le ossa, che almeno con le ossa famo quello che mi serve a me. Il grasso, non ci fa niente col grasso. Ok, un osso mi ha dato. La buttiamo sta merda, tanto non ci serve un cazzo. No, aspetta, un osso può essere che ci riesco a fare qualcosa, eh? Quando mai? Fammi vedere. Eccolo. Perfetto. Questo qua può essere l'alternativa al coltello, diciamo. Ok, siamo arrivati al fiume. Che è già un traguardo. Là c'è uno zombie. Ah, se non mi sbaglio, quando arriviamo al negozio, praticamente è pieno. Ok. Non riesco manco a parlare, che già ci sto. Ok, siamo vicino al negozio. Se non mi sbaglio, è pieno di zombie quando ci vai la prima volta. Dai, quello zombie mi ha visto da lassù. Io non ho mai giocato con la difficoltà Feral lì. Quindi non so nemmeno quanto danno mi possono togliere. Eccolo, raga, questo è il negozio di cui vi dicevo. Che ovviamente c'è da esplorarlo a parte anche lui, perché sono le 16, quindi è già un po' tardino. E l'idea mia sarebbe di fare una specie di bunkerino qua vicino al fiume. Però il bunker non possiamo farlo un po' a cazzo di cane, quindi c'è da fare una specie di punto di riferimento per il bunker. Vedete? Eccola, quella laggiù è la fattoria. Cioè la fattoria sta là. Lì c'è il campo dei pannocchie. Perché le pannocchie danno poca salute, però so tantissime. E poi posso farci anche la coltivazione, diciamo, no?
Diciamo che adesso i primi 3 giorni è vegano, il personaggio mio mangerà solo roba vegana. Mangiamo solo vegetali. Poi dopo se organizziamo andiamo pure a caccia. Raga, mi raccomando, lasciate like perché è importante. Iscrivetevi, commentate, le solite cose. Ok, perfetto, pannocchi a parte, adesso dobbiamo fare la nostra piccola costruzione. Ok, io direi di fare, diciamo, la base. Sì, la base. La porta per entrare nel bunker lontano dal fiume. Ok, regà, zombie incoming. Proprio botta in capoccia qua. Muori, muori, muori. Perfetto. Oh, è andato giù subito. Vediamo un po' che hai. Carino. Un zombie con la colla. La colla velinica, ragazzi. La colla velinica. Ok, colla velinica a parte c'è da sbrigarsi qua. Ok, direi di farla qua. È l'entrata che dobbiamo fare così allora. Ok, raga, finiamo di fare sta struttura e poi forse cazzo riesco a fare sta cazzo di galleria. Bunker, quello che è. Ok, raga, perfetto. Abbiamo fatto il nostro. Diciamo che questa è l'entrata del bunker. Prendo un po' di pietre perché ho bisogno di fare altre pale. Ok, quindi io direi di entrare. Ok, perfetto. Praticamente l'idea è questa. Ora da qua. Poi siamo anche saliti di livello. Perfetto. Ora da qua noi dobbiamo scavare sotto fino ad arrivare qui. Ok, raga, sto sbagliando tutto perché purtroppo non ho. Pensavo che riuscivo a farlo in tempo, ma visto che già sono le 7:18 non farò mai in tempo ad arrivare abbastanza in profondità. Quindi noi scappiamo e andiamo a fare un altro rifugio, che poi lo volevo fare all'inizio, eh. Ok, raga, quindi oggi pensavo di riuscire a farcela in tempo, invece non ce la faccio. Quindi vado di qua. Perché dovete sapere che dovete anche sapere dove andare se non sapete dove andare. Si sa che cazzo sta lì però. Ok, già stanno arrivati i zombie. Dove cazzo stanno le scale? Ecco, sono grande. Dai, sali! Ok, perfetto, adesso devo fare così. Ok, ho già rotto una gamba. Ok, perfetto. Oddio, c'è pure l'orso, raga. È arrivato pure l'orso. L'orso sta ammazzando gli zombie, incredibile. Perfetto. Non potevo chiedere di meglio che l'orso. Ok, adesso direi di fare un piccolo. Una piccola cazzo di scatola. Chiamiamola casa. Chiamarla casa è troppo, però. I zombie non possono salire perché le scale le ho bloccate con la porta, mentre stanno sempre qua sotto, diciamo, dentro al negozio e cagheranno il cazzo tutta la notte, però, cioè, sti cazzi. L'importante è che non vengono qua. Ok, raga, ho finito il legno. Comunque dovrebbe andare bene come casa questa. Sì, raga, e praticamente ho calcolato male tutto perché
Diciamo che la casa doveva venire non qua, ma la volevo fare subito sottoterra, però non ho fatto in tempo. Quindi niente, per il primo episodio finisce qua. Ci becchiamo al secondo episodio che andiamo a fare il bunker fatto bene. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!